Lamy è stato molto convincente, soprattutto ha espresso un concetto che spesso viene un po' travisato, comunque viene affogato da mille cose. Il concetto di Tamar Lamry è semplicissimo, cioè intercultura come un qualcosa che è quotidiano e sempre esistito, non come un qualcosa di così recente e addirittura di così pericoloso come qualcun altro ci vuol far credere. Il venerdì pomeriggio, sempre a Internazionale, sempre a Ferrara, c'è stato un lunghissimo dibattito su cosa potrebbero fare le testate comuni, tra virgolette, per cercare in qualche modo di raccontare quello che è il mondo dell'immigrazione in Italia. Qualcuno ha dato una possibilità che era appunto quella di far diventare i media interculturali come agenzia di informazione, un po' come l'ANSA o come la Dire, quant'altro, per i giornali normali. A noi è venuto qualche dubbio. Senza volerlo, con microfono in mano, Michael Brown, giornalista tedesco, corrispondente del Touch di Berlino, ha deciso di dire la sua ai nostri microfoni. Sentiamolo. Siamo qui con Michael Brown, corrispondente del giornale tedesco Taz, e le chiedo: che cosa sono secondo lei i media interculturali e cosa si dovrebbero prefiggere per crescere, insomma, per cambiare il punto di vista delle persone intorno a noi, insomma? Dovrebbero prefiggersi un approccio non solo all'immigrazione, ma se vogliamo a tutti i temi della politica, della società italiana, con un occhio di chi è immigrato o è anche figlio di immigrati, però senza farlo come approccio di nicchia, ma proprio facendo capire: siamo qui, siamo già tanti, saremo anche di più nel futuro, il paese sta cambiando, quindi in una fase intermedia ci vogliono questi media interculturali, ma con una, diciamo, una prospettiva di superare questo stato di cose, e sarà superato quando tutti i media saranno interculturali. Dobbiamo smetterla in prospettiva di definirci per compartimenti stagni, cioè in primis sono persona, poi immigrati o meno dovrei avere gli stessi diritti sia sostanziali che formali, e quindi sparirebbe anche questo distinguere per grandi gruppi, cioè ci stanno i cittadini serie A, poi quelli di serie B, che è l'immigrato che ha magari la cittadinanza, cioè formalmente è sullo stesso piano, ma trova tanti ostacoli nella società perché tanti italiani non lo accettano ugualmente come italiano, anche se è nato qui, ma proprio perché magari la pelle ha un colore diverso, rimani straniero ad eternam. E poi ci sono i cittadini di serie C, che sono gli immigrati che non hanno neanche la cittadinanza, e questi sono i compartimenti che andrebbero superati in una prospettiva infatti di diritti personali, che, in cui ognuno è uguale all'altro. Michael Brown, giornalista tedesco, appunto corrispondente del Touch, è stato anche lui abbastanza convinto di quello che diceva. Michael Brown poi fuori dai microfoni ci ricordava quanto il fatto di aver superato le Alpi arrivando in Italia, anche per lui è stato vissuto da immigrato con tutte le conseguenze del caso. Però, come la maggior parte di noi, non se n'è ancora fatto una ragione. Ultimo
ultima tappa del nostro viaggio a Ferrara. Ricordiamo che oltre appunto ai grandi ospiti, Ferrara quest'anno era in diciamo lo stesso giorno, il sabato esattamente, corrispondeva al compleanno dell'Africa. 50 anni dalla liberazione dell'Africa, e un lunghissimo pomeriggio ci ha allietato con tutta una serie di dibattiti e di performance. All'uscita dal cinema Apollo, dove appunto si teneva la manifestazione, abbiamo incontrato il professor Jean-Léonard Touadi, che è un giornalista e anche politico italiano, nato in Congo nel 1959, professore di geografia economica. A lui abbiamo chiesto, da professore in particolar modo all'Università a Tor Vergata a Roma, abbiamo chiesto che cosa pensa delle nuove generazioni, qual è il suo pensiero e cosa si potrebbe fare in merito. Ascoltiamo Jean-Léonard Touadi. Ma la mia idea, anche insegnando geografia economica, è che noi dobbiamo prendere atto che stiamo entrando in un mondo fatto di interconnessione e di interdipendenze. Chiunque pensa o fa pensare ai giovani che è possibile chiudersi negli angusti limiti del proprio territorio nazionale, della propria lingua, della propria religione, della propria identità, chiunque fa pensare questo non fa un servizio positivo alle nuove generazioni. Le nuove generazioni devono prendere consapevolezza che dovranno vivere loro e chi verrà dopo di loro coniugando sempre, costantemente, un radicamento locale e un'apertura al globale. Coniugare questa dimensione per i giovani di oggi, che vivranno gran parte del secolo che si è aperto 10 anni fa, significa in qualche modo preparare il loro presente e il loro futuro, fare in modo da impedire i conflitti che potranno sorgere se invece pensano che il mondo si racchiude a loro stessi. Ecco, cioè, ho cercato di far capire all'opinione pubblica che c'erano dei nuovi canali di comunicazione interamente gestiti e creati dagli immigrati, che esprimevano questa voglia matta di intervenire nel dibattito che si faceva su di loro senza di loro, che era un dibattito in fondo poco democratico. Quindi più che media etnici, io li chiamo media democratici, perché aggiungono una voce in più al nostro pluralismo e attuano una par condicio di cui non si parla, ma che in realtà c'è una questione di par condicio. Se 4 milioni di abitanti rimangono senza voce, non possono mettere nel circolo delle rappresentazioni la loro rappresentazione e devono subire invece le rappresentazioni altrui. Bene, torniamo in onda e torniamo anche con un ringraziamento a Carlo, che ci ha scritto con una richiesta specifica. Il nome della poetessa di cui abbiamo appunto ascoltato il testo. Il nome, Carlo, è Warsan Shire. L'altra notizia è che appunto il suo libro viene pubblicato soltanto nel Regno Unito. Speriamo che fra un po' arriverà anche in Italia. E adesso un po' di notizie. La prima, che è ancora in stato di coma farmacologico Nosheen, la ventenne di origine pakistana di Novi, nel Modenese, che ricorderete tutti era stata aggredita con violenza dal padre e dal fratello, perdendo in quella stessa occasione la madre uccisa dal marito. Siamo noi della redazione di Crossing TV, siamo assolutamente vicini alla ragazza e nella speranza che appunto si rimetta velocemente.
sicuramente. Altra notizia importantissima che voglio segnalarvi è che c'è stata a Rimini appunto al centro di Festa Insieme si è discusso su riconoscere lo Ius Solis ai giovani di seconda generazione, cioè ai figli di immigrati. Ricordiamo che in Italia vige invece lo Ius Sanguinis, per cui la maggior parte dei ragazzi cresciuti qui non hanno cittadinanza. Sulla legge, sulla cittadinanza, su tutte le sue dinamiche e problematiche parleremo nelle prossime puntate. Adesso questa invece è finita, vi ringraziamo, vi ricordiamo gli indirizzi www.racittadelcapo.it tutti i mercoledì dalle 12 alle 12.30 e benvenuti in Italia @gmail.com per le vostre segnalazioni. Con questo è tutto, vi saluto alla prossima settimana. Les enfants sont déjà trop vieux, ça marche la tête avec des flingues, des cabousses.